Sono all'aeroporto di Fiumicino e sto partendo per la Francia. Sono arrivato all'aeroporto di Lione e sto andando a prendere il transfer che mi porterà a Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, nella regione dell'Alvernia, Rodano-Alpi, dista soli 70 km da Lione. È una città con forti richiami medievali che ha saputo mescolare perfettamente tradizione e modernità. Il suo gioiello è il Monastero Reale di Bru, capolavoro del gotico fiammeggiante, fatto costruire da Margherita d'Austria tra il 1506 e il 1532, in onore di suo marito Filiberto II di Savoia, morto prematuramente. Suggestiva anche l'antica farmacia nell'Hôtel de Dieu, in cui le suore producevano medicinali e in cui il tempo sembra essersi fermato a qualche secolo fa. Ma il vero vanto di Bourg-en-Bresse è il pollo, ritenuto dagli esperti come il più buono del mondo, unico volatile a fregiarsi del marchio di qualità AOP. In città resistono forti tradizioni, come la realizzazione artigianale degli smalti tipici, la produzione dei formaggi e della knel, uno gnocco di semola con uova, burro e o un brodo di carne o un brodo di pesce, e la buonissima tarte bresson alla crème. Nei dintorni si trovano poi splendidi villaggi, come Meillonnin, nella zona del Revermont a sud delle montagne del Jura, Treffort, con le case in pietra, viste panoramiche e una stradina pedonale completamente erbosa, in cui si respira una pace surreale, rigenerante. Al lago della Grange du Pin ci si diverte con il percorso avventura, che termina con un'adrenalinica zipline. È possibile poi visitare antiche fattorie, come quella del Suchet, in cui si allevano ancora polli della Bresse e in cui ci si immerge completamente nella vita contadina del passato. Bourg-en-Bresse è una destinazione interessante, curiosa e gustosa, tutta da scoprire e da vivere lentamente, apprezzandone ogni sua piccola sfumatura.